Buonasera, benvenuti. Appuntamento con l'aperitivo venerdì sera su Telesondrio News dopo il TG. Sono Fausto Molinari e siamo in giro per la città di Sondrio a fare la nostra domandina, a chiacchierare con le persone divertendoci. Perché vicino a un defibrillatore? Perché ne abbiamo bisogno. Siccome parleremo di vacanze e sia io che Fabrizio che tutto lo staff di TSN pare che non si vada in vacanza ad agosto, abbiamo bisogno, adesso lo preleviamo, ce lo portiamo in studio perché ne abbiamo bisogno per darci la carica per arrivare sino a fine agosto senza fare le ferie. Andiamo a vedere cosa risponde la gente di Sondrio. No. Oh, distruggete! Come si chiama la ragazza innanzitutto? Così la stalkeriamo. Chiara, te ne sei? Dov'è? Chiara! Chiara! Chiara, sempre Chiara, così con le donne. Sempre così. Allora, innanzitutto buona serata, di dove sei? Sondrio. Quindi giochiamo in città con te proprio. Giochiamo in casa. Siamo alla televisione di Sondrio e giochiamo in casa. Certo. Abbiamo beccato l'uno di Sondrio. Vacanze le hai già fatte tu? No, partiamo sabato. Dai, mi sto facendo i fattacci suoi, giusto? Amico tuo, giusto? Certo, è timido perché si mantiene a qualche metro di distanza. Mi sto facendo i fattacci suoi. Dove vai in vacanza? Santa Margherita Ligure. Quindi in Liguria. Liguria, sì. La mia domanda è, da solo o accompagnato? È lì che voglio arrivare. Accompagnato con amici. Ah, amici? Amici, sì, sì. Dopo ci accompagnano giù. Lui viene? Sì, lui viene, sì, sì. Ma allora, ti puoi unire a noi? Perché la domanda è interessante, mi fa interessante la cosa. Siete fidanzati? No. No, quindi si va in vacanza a Santa Margherita Ligure perché per si fidanzarsi. Potrebbe... Ah, diretto tu proprio? Diretto, diretto. Tu lo dichiari? Cioè, aspetta, no, mi metto in mezzo, ma... Prego, prego. Davvero si va in vacanza e si riesce a fidanzare? Ma no, difficile penso. Allora lui ha una buttata così... Cioè, Io sono ottimista. Sempre, mi piace sempre per ottimista. Questo. Puntare sempre al massimo. Certo. Non una fidanzata, ma due. Ma anche tre. Una di Ponente, una di Levante. Una di Levante, sì. È una di Genova centrale. Ricordati, ci hanno fatto il ponte, l'hanno ricollegato Ponente e Levante. Certo. Vai a vedere il ponte? No. Può essere, anche solo per curiosità, magari un salto lo facciamo a vederlo. Vabbè, allora vediamo se vi conoscete bene, già, perché io... Come la vuole la fidanzata lui? Cioè, fidanzata è una parola grossa. Un'avventuretta, via, con chi? Come la vedi la ragazza che potrebbe stare con lui? Vediamo se ti becca. Sportiva. No, non suggerire. Voglio vedere se siete amici, se te lo stai portando in vacanza, no? Certo. Quindi se deve procurarti la fidanzata, deve essere erudito su cosa ti piace. Lui. Vedi, è lui il tuo... È lui il broker. Tu sei il broker. Beh, quello che sportiva. Questo l'ha già detto lui e l'hai beccato. Cioè, intelligente, con cui ci puoi parlare, quantomeno, carina, simpatica. Un po' strana? Sì, un po'. Lavora un po' fuori dalle righe. Particolare. Ci deve essere quel qualcosa che la faccia distinguere. Esatto. Allora, è il tuo broker in questo caso? È il mio broker, sì. È il mio agente, diciamo. Allora, per far parte dell'agenzia ed avere magari, non so... Vai in qualche RSA per me, trovi qualche donna anche per me. Cioè, non so, ti mando avanti. No, dai. Niente RSA ancora? No, RSA no. Però se per caso ne vedi una che va bene per lui, che lui scarta, ricordati che qua a Sondrio... Sì, dopo... Tienimi presente, dagli il mio numero. Esatto. Va bene, grazie, buone vacanze ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao grazie. A tutti, ciao. Ciao. Voi state insieme, giusto? Sì. Sì. Cioè, da come camminavate, ho capito che stavate insieme. Sì. Esatto. Avevi il mano nella mano prima, se non sono stupido. Dopo l'abbiamo tolto. Io in lontananza vi ho visto. Allora, io sono in giro a chiedere, vacanze le avete già fatte? Sì, ma dobbiamo ancora farle. Parliamone. Sì, dove sei già stato? A Jesolo. Da solo? No, sempre con lei. Anche le prossime? Sì, sì, sempre, conviene. Sempre. Conviene. Attenzione, cioè, perché c'è un po' gelosetta. No, però quando si parla di vacanze, sono vacanze, si va insieme. Sono vacanze e si fanno... Si fanno dal primo all'ultimo giorno assieme. Infatti io volevo anche chiedere se magari si poteva fare lui con gli amici, tu con le amiche. No! Non so se lui è d'accordo di me con le amiche. Ah, quindi geloso è lui? Dai. È anche il contrario, mi sa. Vi state passando... Qui, no, ve la state scaricando? Diciamo che sono passati gli anni delle vacanze con gli amici, quindi le vacanze si fanno assieme e poi se ci sono anche gli amici, tanto meglio. Cioè, gli amici se vogliono venire, bene.
sennò fate i vostri, noi ci andiamo. Noi ci andiamo. Non è il dubbio, voi fate quello. Voi siete invitati nell'albergo a 12 chilometri possibilmente, giusto? Esattamente. Esatto, ci vediamo una volta a cena, forse anche no. Se capita. Se capita. Se capita. Vabbè, dove andate la prossima volta in vacanza, che non ho capito? A Creta. In Grecia. Abbiamo scelto in questo anno difficile di andare in Grecia. Sai vero che io te lo dico, le ragazze greche, detto così, se le ragazze greche mi ricordano, vabbè, le ragazze greche non sono molto carine, ma gli uomini sì. Attenzione, tu sei un po' gelosetto e pare che sia così la Grecia. Vediamo. La tieni d'occhio? Cioè. Sì, sempre. Controlla sempre, lui a prescindere. Marca stretto. Del resto, se non fate le vacanze insieme, sono state insieme in vacanza. Esatto, non ha tante scelte. Non giorno di partenza? Il 16 agosto. Ci siamo allora? Speriamo. Più o meno. Sono gli ultimi 10 giorni. Ma non passano. Sono infiniti. Sono i più difficili. Sì. Poi quando sei là volano. Sei subito qua, riprendi. Va bene, dai. Però voi ci andate in vacanza, noi staremo qua con la TV. Grazie, buone vacanze. Grazie a voi, ciao. Ciao. Posso farvi una domanda? No, era solo una domanda sull'estate e le vacanze, se potevo farti una domanda. Posso? Innanzitutto, com'è l'acqua di Sondrio? È molto buona. Di dove sei tu? Sono di Sondrio. Non è la prima volta che passi di qua a bere? No, assolutamente. Meno male che ci sono d'estate queste. Esatto. Diciamolo. Grazie sindaco per l'acqua gratuita. No, ringraziamolo, non grazie, è così scontata la cosa. No, direi... Vacanze già fatte? Vacanze quest'anno mi sono saltate, purtroppo. Ti sei esonerato da solo? Esatto. Dovevo partire per la Sardegna, ma... per il discorso del Covid non sono potuto andare. Non hai potuto riorganizzarti e tutto. Quindi... Esatto. Quest'anno... Sei un po' risentito da questa cosa? Insomma, le vacanze uno le aspetta da un anno intero e quando deve andare poi deve rinunciare. Ma a questo punto l'anno prossimo qualche giorno in più oppure? Beh, il prossimo anno faremo qualcosa come era in programma quest'anno. E magari qualcosina in più, visto sì, che certo. Forse... qualcosina abbiamo risparmiato non andando in vacanza. Vabbè, quello senz'altro. Lo investiamo lì. Però, insomma, che zona andavi della Sardegna? Visto che, come ho capito, sei abitué da quelle parti tu? La zona alta della Sardegna. Che... Verso la Maddalena? Sì, verso la... sì, quella zona. Proprio lì. La Maddalena lì in cima? Sì, esatto. È fantastica. È bellissima. L'isola di Caprera? È molto bella la zona e... Vabbè, vedremo poi il prossimo anno di scegliere un'altra destinazione... Se è possibile sempre in Sardegna e... Perché no? Le vacanze sono solo rinviate. Esatto. Non ci abbiamo rinunciato, le abbiamo rinviate. Esatto, di un anno. Quindi anno. Almeno non siamo soli quest'estate. Non rimaniamo solo io, l'operatore TV, ma quest'estate rimane in città con noi. Esatto. Questo ci fa piacere. Quest'anno è così. Grazie, ciao. Una semplice domanda su vacanze, estate. Voi avete già dato in vacanza? Niente? No. Non ci andrete? No, io ci sono andata. Ah, tu hai già dato, vedi? Sì. Posso fare il curioso con la tua amica? Dove sei andata in vacanza? In Toscana. Bello! A Vada. Che zona è Vada? Toscana. Lasciamola in Toscana. Cioè, se non sappiamo la geografia, se ne vada, giusto? Ecco. Che fa bene con... Di dove siete? Sondrio. Sondrio. Berbenna. Ma vacanze niente quest'anno? No. Sei fidanzata? No. Fidanzata? No. Andreste in vacanza da sole se foste fidanzate? Questo quesito, in vacanza sempre insieme da fidanzati o no? Sì, buono per provare. Cioè, sempre insieme oppure si va anche separati con le amiche? No, beh, anche separati. Anche separati? Cioè, non è obbligatorio? No, non penso. Quindi è un punto... Anche tu sei d'accordo? Sì. Ragazzi, è un punto a favore. Ci sono due ragazze che se vi fidanzate con loro, sono carine ambe due, non è obbligatorio andare... potete andare con gli amici in vacanza. Un fidanzato come lo vorreste? Idealmente, come vi piace? Che idea hai? Importante che sia? Beh, bello innanzitutto. Che rispetti i tuoi canoni di bellezza. Poi? Simpatico. Quindi un po' imbecille come me. Posso passare... Il primo step posso passarlo? Sono un po' vecchio, d'accordo? Va bene, dillo, ma dille queste cose. No, come lo vorreste questo fidanzato? Ah boh, cioè, non è importante. Intelligente e simpatico. Sai che hai già ristretto tantissimo il campo? Cioè, con due sole richieste. Perché di belli in giro, in fondo, il canone di bellezza, ognuno ha i suoi canoni. Vabbè, ma quella è la base. Poi... Il tuo canone di bellezza, la base è quello. Però, simpatico e intelligente. Mica, cioè...
non diventa così semplice la cosa, però se si deve cercare deve piacere, giusto? Sì. Va bene, ragazze, di poche parole voi, cioè, questa intervista ho parlato più io di voi, comunque grazie, ci vai ancora in vacanza? No, basta. Hai già dato questa? Sì, finito. L'anno prossimo? L'anno prossimo. Va bene, buona estate, ciao. Grazie, ciao.